Il primo farmaco della classe dei cosiddetti anti-JAK a entrare in commercio in Europa e in Italia è il baricitinib. Questo farmaco è disponibile nel nostro paese da circa un anno e qui a Rimini, nel corso del 55° congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia, sono stati presentati in anteprima i primi dati di cosiddetta real life, di prova su strada con questo farmaco. Noi ci facciamo raccontare appunto queste prime esperienze da un vero esperto, dal professor Fabrizio Conti, che ha tenuto una lettura proprio su questo tema. Professor Conti, lei qui al congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia ha presentato in anteprima i primi dati di real life del baricitinib. Ecco, vorrei che ci dicesse qualche cosa su questo studio, su questi dati. Si tratta dei primissimi dati in Italia sull'efficacia clinica nei pazienti che frequentano i nostri ambulatori, quindi non pazienti selezionati dai trial clinici randomizzati e controllati, dove vengono appunto selezionati pazienti che non abbiano troppe comorbidità e quindi vanno verificati in uno scenario di vita reale. Abbiamo presentato i dati sui primi pazienti, una prima coorte significativa di pazienti, seguiti fino a 6 mesi, i quali confermano i dati degli studi registrativi. L'ottimo profilo di efficacia, un'efficacia rapida del farmaco, sia nel miglioramento dei segni e sintomi della malattia, ma anche del sintomo dolore, caratteristica questa efficacia della categoria dei JAK inibitori. E poi l'efficacia che persiste nel tempo e un buon profilo di sicurezza e tollerabilità. Professore, a conferma di quello che lei ci ha appena detto, su Annals of Rheumatic Disease è stato pubblicato uno studio che conferma la rapidità del farmaco contro il dolore e anche la sua persistenza. Cosa ci può dire a questo proposito? Sì, esiste spesso una discrepanza nella terapia dei pazienti affetti da artrite reumatoide al miglioramento dei segni oggettivi della malattia, il numero di articolazioni gonfie, tumefatte, al miglioramento della veste della PCR, non sempre corrisponde un miglioramento del dolore percepito dal paziente. Con questi nuovi farmaci, questa nuova categoria, il baricitinib stesso, vi è un miglioramento rapido del sintomo dolore. E questo dà grande conforto ai pazienti e permette anche al medico di ridurre rapidamente, ad esempio, i glucocorticoidi associati al trattamento. Cosa ha portato di nuovo questo farmaco in terapia, visto che appunto farmaci disponibili ce ne sono già diversi? Il baricitinib e gli JAK inibitori come classe hanno portato una nuova rivoluzione nel trattamento dell'artrite reumatoide. La prima è stata all'inizio degli anni 2000 con i farmaci biologici, ma non tutti i pazienti rispondono allo stesso modo. Oggi, da un anno circa, disponiamo di queste nuove possibilità, il baricitinib è una di queste, che permettono ai clinici come noi di trattare con un meccanismo innovativo farmaci che non rispondono adeguatamente a quei trattamenti convenzionali o che hanno risposto male ai farmaci sintetici di Mars, metotrexate e altri farmaci.